Ho avuto 3 incidenti mortali e sono sopravvissuto. Uno in macchina e sono morto. Sono volato fuori dal parabrezza. Avevo gli occhi chiusi e non ho visto niente. Un'altra volta c'erano delinquenti che mi volevano ammazzare. Un'altra volta sono scivolato sul ghiaccio. Ho cacciato un urlo fortissimo. 6 mesi di coma. Poi mi sono svegliato. Ho pensato che il buon Dio avesse capito. Perché se ci metti la buona volontà lo capisce anche chi ti deve aiutare. Se tu non metti la buona volontà nell'esprimere il dolore, anche le persone che sono qui, se non parlano e non esprimono sinceramente il problema che hanno, se hanno un problema di bollette di solito lo si risolve, se hanno un problema di ansia, di sudore, si usa la medicina. Ma se non ti fai capire, resterai sempre un ammalato cronico. Io vorrei che lei sottolineasse che io, sì, sono uno smemorato, ma ho solo perso la memoria. Non è che sono un imbranato, un paziente di una malattia specifica. Io ho solo perso la memoria. Però non vorrei essere trattato come un debosciato, come un malato cronico, perché non mi sento così. Fuori di qua, la vita è un mondo che ci capisce. Sì, in una logica ci deve capire per forza. Altrimenti non sarebbe più quel mondo intellettuale come lo considerano loro, tutti riuniti, tutti belli intellettualini, tutti socialmente a posto, tutti, però non riescono a capire qual è il vero problema di questa comunità di malati. Sono curiosi, loro cercano di entrare nelle nostre confidenze, perché noi siamo delle persone segrete, abbiamo dei tesori nascosti, e allora cercano di accalappiarsi qualcosa di buono. Rispettano perché sanno che abbiamo dei tesori nascosti, che siamo dei ricchi ma senza portafogli. Io ho perso solo la memoria e non voglio essere calcolato come un malato terminale, come un malato cronico che non ha speranza, ma come uno che potrà riprendersi un po' di memoria, andare a lavorare, avere dei figli, sposarsi, anche se faccio delle cavolate, delle mascalzonate come, non lo so, l'occhiolino, il ciao a una ragazza. Gli ammalati non fanno così. Io sono più sveglio. L'unico difetto che ho è che ho perso la memoria. Non riesco a ricordarmi quello che ho fatto ieri. A meno che non visualizzi con delle visioni. Sto sperando che mi diano un lavoro. O che mi facciano almeno fare una scuola da cuoco. Sono bravo a cucinare, ho la mano. L'altro giorno i ragazzi del CRT mi hanno chiesto senza condimento e senza aglio. Gli ho preparato un bel piatto. E loro hanno detto buono, buono. È faticoso lavorare da cuoco, ma se puoi soddisfare il gusto e il piacere degli altri, è bello. Poi ho la mano. Mi ricordo i pensieri che si facevano sul diventare grandi. Mi sposerò, avrò un lavoro, sarò felice. Adesso mi ritrovo a 35 anni, all'età a cui pensavo quando ero un ragazzo e non ho concluso niente. Ah, poi ieri mi è venuta voglia di buttarmi sotto un tram, così, un pensiero veloce. Poi ho pensato che nell'aldilà sarei stata ancora io. Allora, io sono innamorato di una ragazza che riesco ad avere, ma la ho nel senso che nei miei sogni c'è lei. Ci vogliamo bene, ci faccio l'amore. Ieri abbiamo parlato un quarto d'ora al CRT e sono stato contentissimo. È accaduto davvero, davvero nel sogno. Io con le ragazze ho avuto solo avventure, ma adesso non me lo aspettavo. La voglio sognare per forza, ci voglio parlare. Solo che lei è un'educatrice. E io ne sono innamorato. E anche lei mi fa capire che lei è innamorata di me. La incontro nel sonno, la immagino. Lei mi fa sentire la sua vicinanza, mi fa le sue confidenze. Vorrei vincere tanti milioni, ne regalo tanti, ma questa qui me la porto in chiesa. Oggigiorno è così difficile che due persone si innamorino. Io vedo tutti che litigano, o che non pensano alla famiglia, o che ammazzano i figli. Noi due nei sogni ci diciamo sempre mi ami, non mi ami, mi ami, non mi ami. Poi facciamo l'amore. A volte ci si riesce, a volte no. Io ho solo perso la memoria e non voglio essere considerato come un malato terminale che non ha speranza, ma come uno che potrà riprendersi un po' di memoria, andare a lavorare, sposarsi e avere dei figli. Io sono innamorato e mi sento malato al 60%. Io sono innamorato e mi sento malato al 60%. A
quoi sert-il de vivre si ce n'est pour l'amour de ses proches? Comme le faisaient tes proches, faut prendre la vie côté rire. Car même quand t'es riche, elle vaut moins qu'un côté vie. Et d'un jour à l'autre, elle s'échappe à haut débit. C'est quand tout tombe à l'eau que tu regrettes d'être un gros débile. Je croirais en l'homme quand il n'y aura plus d'histoire similaire à celle de Rodney King. Dans ma vie, j'aime mes potes, la famille, les jeux de mots et la phonétique. Pour réussir dans la musique, c'est comme pour un braquage, il te faut l'équipe. Les faux, je les kiffe, les vrais homies, je les kiffe. Mais je déteste les lèches-culs, les connaisseurs me disent. Mais putain, tes textes-tu, de plus en plus de DJ me demandent des exclus. Je prendrai tout ce qu'il y a à prendre, les miettes, je te les laisse plus. Les vieux haineux te passent, tu sais que je les baisse, pute, je les entends jacter. Et jamais ça ne me perturbe, je perdure. Même si je fume des forêts de verdure, je me sers du mental pour avancer dans ce monde perdu.